Eccola! La suora? Troppo tardi. Trovato qualcosa? Il fleur de lis. Cosa significa? Forse che tuo nonno era più importante di quanto immagini. Guarda la scritta. 24 Axo. Che significa? È un indirizzo. Dove ci stiamo dirigendo? E adesso? Ma chi è il loro architetto? Acciaierie Associate? Robert, cerca di non attirare l'attenzione. Fasci avrà diramato i nostri nomi all'Interpol ormai. Bonsoir. Posso esservi utile? Mi scusi, ma questa chiave... Certo. Per raggiungere la sala di osservazione dovete percorrere il corridoio a sinistra dell'atrio. La chiave vi darà l'accesso. Ho sete, molta sete. Sembra fin troppo facile. Cerchi di portare Iella? Una password? Il nonno non ci ha lasciato una password. Ne sei certa? A dire il vero, non ho più letto le sue lettere dopo l'incidente. Non avrebbe comunicato qualcosa di così importante per posta. Però forse ci ha dato una password. Osserva il simbolo sulla scatola. Sembra la lettera greca Phi. La 21ª lettera dell'alfabeto greco. Ma Phi è anche il simbolo che in greco rappresenta 500. Ci sfugge qualcosa. Ci serve una password di 4 cifre. La Phi non rappresenta anche la proporzione aurea. Proporzione aurea? Una relazione matematica. Ma la cosa importante è che la sequenza di Fibonacci segue la proporzione aurea. Non capisco. Il nonno usava la sequenza di Fibonacci come combinazione della cassaforte in cui teneva la chiave. Credo che l'avesse scelta per permettermi di ricordarla. Mi stai dicendo che la sequenza di Fibonacci è collegata alla Phi, che è la 21ª lettera dell'alfabeto greco e anche il numerale 500? Sì! Quindi, se 21, 500 e 521 fossero i primi tre numeri di una sequenza di Fibonacci, quello successivo sarebbe a 4 cifre.
proprio quello che mi serve. Ma che cos'è? Un messaggio del nonno. Carissima Sophie, se stai leggendo questa lettera vuol dire che non ci sono più. Forse ci siamo riconciliati. Se non è così, non perdere tempo piangendo. Avrai molto da fare e poco tempo a disposizione. Tu sei sempre stata la mia luce. Ora devi essere forte e intrepida. So che non mi deluderai. Non dimenticare che ciò che giace sotto la rosa deve rimanere segreto. Sempre tuo, Grandpère. Quella è la chiave di volta. No, questo è un cryptex. Probabilmente l'ha costruito mio nonno. È basato su un progetto di un codice segreto di Da Vinci. Come si apre? Questo ha 5 anelli alfabetici e vi sono 26 caratteri possibili per ciascuno. Le permutazioni possibili possono anche essere infinite, ma quel che più conta è che all'interno c'è una fiala piena d'aceto. Se si cerca di forzarlo, la fiala si frantuma e l'aceto dissolve il papiro con il messaggio. Quindi o conosci il codice o non lo apri. Ne hai già visto uno, a quanto pare. Il nonno ne ha creati più d'uno per me. Per avere i miei regali, dovevo risolvere l'enigma. Una scatola molto ornata. È in palissandro. Il legno preferito da mio nonno. Credi che il nonno ci abbia lasciato un indizio? Nel suo messaggio diceva che ciò che giace sotto la rosa deve restare segreto. Sub rosa. I romani appendevano rose sopra i luoghi d'incontro per indicare che l'incontro era segreto. I presenti capivano che tutto ciò che veniva detto sotto la rosa o sub rosa non doveva uscire da quelle mura. Ho notato un foro al centro della rosa sul coperchio. La parte interna del coperchio è falsa. Se trovassimo qualcosa di abbastanza piccolo da inserire nel foro, potremmo trovare un indizio su come aprire il cryptex. Mi cola il naso. Dove avrò messo il fazzoletto? Una graffetta. Ottimo. Non era come pensavo. Ho indovinato. Ah, c'è una scritta sulla parte interna del coperchio. Buonasera, sono André Vernet, presidente della Banca di Zurigo. Non abbiamo molto tempo, quindi sarò breve. L'agente all'entrata mi ha avvisato di aver segnalato all'Interpol la vostra presenza. La polizia francese arriverà a momenti. Fasce più determinato di quanto pensassi. La polizia non deve mettere piede qui. Non lo voglio io, non lo vogliono i miei clienti. Abbiamo già adesso abbastanza problemi a mantenere la riservatezza dei nostri clienti. Vi guiderò all'interno della banca grazie a questi auricolari. Questa tessera e questa chiave vi serviranno. Evitate gli agenti di sorveglianza. Se vi prenderanno, non potrò più aiutarvi. Ora mi recherò al centro di sorveglianza della banca per aiutarvi. Ma le autorità potrebbero richiedere la mia attenzione in qualsiasi momento. In quel caso, dovrete cavarvela da soli. Rimanete qui finché non avrò raggiunto il centro di sorveglianza. Vi dirò io quando potete andare. Credo sia meglio prepararci ad andare.
Ottimo. Non tutti gli agenti sanno già di voi, ma presto non sarà più così. Bonsoir. Non fatevi vedere un'altra volta, o molto probabilmente verrete fermati. Intesi. La polizia ha avviato le sue operazioni. Dovete uscire da quell'ascensore prima che aprano la porta. Usate il portello d'emergenza. È proprio sopra di voi. Una graffetta. Ottimo. Credo che lo userò. Spero di prendere quei due. Chi ucciderebbe mai un vecchio in un museo? Dovete trovare il modo di arrivare all'ufficio dell'amministratore di sistema. È l'unica via d'uscita ormai. Io devo andare. La polizia vuole parlare con me. Il dolore è inevitabile. Perché non la chiamiamo Padda? Consideralo pure un infortunio sul lavoro.
la polizia comincia a irritarmi sempre di più ogni volta che la vedo. Ora inserite la tessera di sicurezza nel terminale collegato a questo computer. Usate la password 867530 e la scheda vi darà accesso al secondo livello di sicurezza. Questo vi permetterà di aprire la porta nella tromba delle scale degli uffici. Finora tutto liscio. Vernet, la password che ci ha dato non funziona. Evidentemente l'amministratore di sistema ha cambiato la password di recente. Deve farlo regolarmente. Per ottenere la nuova password dovete andare nell'archivio e trovare una scheda denominata Sistemi di sicurezza. La chiave dello schedario che contiene quella scheda si trova nella stanza della responsabile degli uffici. Adesso, Vernet. La chiave deve essere nascosta da qualche parte nell'ufficio. Date un'occhiata in giro. Mi sta sfuggendo qualcosa qui. Finalmente.
Bene. Molto bene.